Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Riprendiamo le pillole di teoria e di armonia. Era da un po' che eravamo fermi. Oggi parliamo di scale sintetiche o simmetriche. Arrivo subito dopo l'intro. Cosa significa sintetica o simmetrica? Sintetico è qualcosa che non fa parte della natura, in questo caso non fa parte del sistema tonale tradizionale. E simmetrica invece è una cosa che è fatta con un determinato ordine uguale. Quindi pezzettini messi gli uni di fianco agli altri. Le scale simmetriche o sintetiche sono delle scale molto utilizzate dai jazzisti, nel loro bagaglio musicale non mancano mai, perché sono veramente utili. E la caratteristica di queste scale è che non hanno un senso compiuto di tonalità. Quindi se io suono una scala sintetica o simmetrica, non capirò in che contesto tonale mi trovo, proprio perché sfuggono al senso compiuto di tonalità. Andiamo a vedere quali sono le scale sintetiche o simmetriche maggiormente utilizzate. La prima scala simmetrica di cui ti parlo oggi è la scala esatonale. Una scala esatonale è una scala composta da un intervallo regolare che si ripete sempre uguale. Cosa vuol dire? In questo caso, nell'esempio che ti ho riportato, abbiamo una scala che parte dal Fa e va avanti per toni interi, quindi intervalli di seconda maggiore. Fa Sol, Sol La, La Si, Si Do diesis Mi bemolle. Nella musica classica, questa scala viene anche utilizzata e si chiama scala di Debussy. È stata molto utilizzata anche da alcuni importanti jazzisti, come per esempio Thelonious Monk. Un'altra scala molto interessante è la scala semidiminuita tono-semitono. Come vedi nell'esempio, è una scala che alterna un tono a un semitono, un tono a un semitono, un tono a un semitono. Quindi avremo Mi Fa diesis che è un tono, Fa diesis Sol che è un semitono, Sol La che è un tono, La Si bemolle che è un semitono, e Si bemolle Do che è un tono e via discorrendo. Questa, nello specifico, verrà chiamata scala diminuita di Mi. L'ideatore di questa scala fu George Russell e all'epoca giovani musicisti come John Coltrane e Bill Evans la utilizzarono molto durante le loro improvvisazioni. Un'altra scala molto interessante è la scala diminuita semitono-tono. In questo caso avremo una disposizione di semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono. Facciamo un esempio pratico. Mi Fa è un semitono, Fa Sol è un tono, Sol Sol diesis è un semitono, Sol diesis Si bemolle è un tono, Si bemolle Si è un semitono e via discorrendo nella costruzione della scala. Un altro grande motivo di interesse per questa scala è il fatto che al suo interno contiene tutti i tipi di intervalli, quindi maggiori, minori, aumentati e diminuiti. La terza scala che andremo a nominare oggi è la scala aumentata. Come vedi dall'esempio, questa scala è molto particolare perché praticamente sovrappone due triadi aumentate. La triade di Re aumentato e la triade di Mi bemolle aumentato. L'ultima scala simmetrica di cui ti parlo oggi è la Triton Scale. Come si fa a costruire una Triton Scale? Semplice, si prendono due triadi maggiori e si dispongono a distanza di tritono l'una dall'altra. Quindi, come vedi nell'esempio, avremo una scala che risulta così composta. Re, Mi bemolle, Fa diesis, La bemolle, La, Do, Re. In questo caso, come vedi, è stata presa una triade di Re, una triade di La bemolle e si sono messe a distanza di tritono. In questo caso, come vedi, infatti, la distanza fra Re e La bemolle è esattamente un tritono. Qualcuno di voi potrebbe chiedermi che cos'è un tritono. Un tritono è una distanza di tre toni interi da un suono a un altro. Per esempio, in questo caso, Re e La bemolle sono tre toni uno dopo l'altro e può essere vista anche in una maniera un po' laterale una quinta diminuita o una quarta aumentata. Spero che questa pillola di teoria sia stata utile, che ti abbia insegnato qualcosa di nuovo che non sapevi fino a qualche minuto fa. Se ti è stata utile, lasciami un like, iscriviti al canale o lasciami un commento. Io ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!